Andiamo a vedere la nostra Gulf Racing versione 2024. Abbiamo fatto qualche upgrade, la bicicletta è sempre la stessa, la base di partenza è una Moustache, una Summit Game. E abbiamo già customizzato negli scorsi anni aggiungendo una forcella Trust Performance Message, una forcella molto rara, ormai è uscita anche dal mercato perché l'azienda è fallita, ma è un oggetto di culto, quindi progettata da Dave Wiggle, uno dei più grandi esperti al mondo di sospensioni e padre del DVLink e di altre grandi creazioni. Una forcella, diciamo, parallelogramma, e tutta l'idraulica è nascosta nei, no, non chiamiamoli steli, ma è una forcella particolare che sono tutti in carbonio, quindi molto reattiva. Spiccano anche nel montaggio le ruote del grigio carbonio tricolore a tre razze, full carbon, come potete vedere. Molto leggere, molto reattive, rigide, canale interno ben 35 mm, e la livrea è qualcosa di veramente non originale, perché la livrea Gulf è stata più volte ripresa, non ultima anche da Mountrucker in una versione limitata, però questa è molto molto customizzata, ispirata alla Porsche 917K con cui Steve McQueen corse alle Mans. Infatti abbiamo il numero 20 di Steve McQueen e anche la sua firma. Ed è una livrea leggendaria. Noi abbiamo rivista, ridisegnata rispetto agli scorsi anni con la solita partnership di Dani Garage, e quindi questo è, in realtà non è una verniciatura, ma è un wrap totale, è un wrap totale veramente veramente ben eseguito. E rispetto alle precedenti versioni abbiamo cambiato leggermente sia le tonalità che le zone in cui è stata applicata la pellicola o arancione o azzurra. E il risultato è veramente eccellente, sia in termini di qualità che in termini estetici. Abbiamo aggiornato anche le pedivelle, quindi è stata anche aggiunta questa protezione. E poi, in realtà, oltre alla pellicola tradizionale, c'è una pellicola protettiva. Pellicola protettiva che si usa anche, è un trasparente opaco che si usa anche sulle hypercar, ed è antigraffio, viene rigenerata con il calore, quindi anche dei piccoli graffi possono essere tolti semplicemente riscaldando la pellicola. È una piccola chicca. Il nostro cambio è sempre l'XX1 Eagle AXS wireless. Abbiamo una gabbia cambio MPM che abbiamo customizzato col colore, pacco pignoni Leonardi Racing General Lee con tanto di catena KMC Diamond Like con gli stessi colori. Abbiamo aggiunto quest'anno un ammortizzatore, un Fox, un DHX, molla olio, quindi insomma più performante. Una SDG Bel Air come sella, anche qui customizzata e wrappata con i colori della Gulf Racing, e il colpo d'occhio ci piace molto, molto notevole. Ovviamente abbiamo dovuto cambiare le tonalità di colore e abbiamo aggiornato con le manopole Ouri. I freni sono sempre in Magura MT7 Pro, degli ottimi freni. E niente, quindi la bicicletta si presenta sempre in maniera molto appariscente, volutamente, perché è ispirata a un mezzo racing, a un mezzo da gara, quindi non ci sono mezze misure. Possiamo vedere anche dal lato opposto, anche se siamo un po' in controluce. Naturalmente
veramente il paesaggio qui è superlativo. Erano stati personalizzati persino gli anellini dei pistoncini dei freni. Poi vediamo il generale lì da dietro con la sua bella, diciamo, pignone grande alluminio anodizzato. Abbiamo aggiunto questo logo Gulf al posto dell'originario Bosch, perché la bici è motorizzata Bosch. E poi un'altra cosa inedita che abbiamo aggiunto quest'anno, dove avevamo la pin-up, quindi sulla cover del vano batteria, abbiamo aggiunto questa grafica stile Fast and Furious con una bombola di NOS per la serie quando siamo in difficoltà e serve il turbo, ce l'abbiamo immagazzinato qua. E niente, questo è tutto. Spero che la bicicletta nella sua particolarità, che oggettivamente è una bici molto particolare, vi piaccia. E da Dream Bikes e dalle Dolomiti è tutto.